davanti al centro sportivo Trestina per la seconda semifinale della Coppa dell'Università. Oggi vedremo quale squadra tra Don't Smoke Me e Astemi affronterà il Trichis Castro nella finalissima all'Arena Civica di settimana prossima. Le squadre sono disposte al centro del campo con il direttore di gara, signor Martinez, e andiamo a leggere i due schieramenti: Don't Smoke Me con Sisti, Morello, Morgese, Stefanini, Masciadri, Chiesa, Rossi, D'Andrea, Rabitti, Di Cristo. Risponde Astemi con Benefico tra i pali, poi Tordelli, Cisa, Bosco, Anghileri, Casassa e Corti. Per Rabitti, Rabitti si libera, Rabitti va in percussione, Rabitti fa tutto da solo, Rabitti va in area, Rabitti gol! Rabitti gol! Rabitti gol! Don't Smoke Me 1, Astemi 0, la firma di Rabitti dopo una grandissima percussione. Rabitti è entrato in area di forza e di tecnica, è stato traversare, depositato alle spalle di Benefico. Don't Smoke Me in vantaggio. Al calcio di punizione, pronto ad andare Anghileri. Gran botta! Palla che rimane lì e poi il palo clamoroso colpito da Bosco. Poi con le mani Benefico per Cisa, il controllo di Cisa, dribbling secco, elegante di Cisa, che poi va su Anghileri, da lì può anche calciare, va in porta Anghileri, palla larga. Anghileri di prima, dentro per Cisa, Cisa si libera, Cisa gol! Cisa gol! Poi spinge Cisa a battere di messa laterale. Bosco va in porta, Bosco! Attenzione Morello, Morello, Morello con il tacco per Rabitti! Strepitoso Benefico, grande, grande idea di Morello che con il tacco appoggia il pallone a Rabitti che prova a piazzarla. Strepitoso Benefico, occasionissima per il Don't Smoke Me. Masciadri dalla bandierina, il cross. Rabitti ruba il pallone a Cisa, Rabitti dentro per Morello! Altra occasione per il Don't Smoke. Cisa, Anghileri, va a calciare Anghileri, gol! Anghileri gol, Anghileri gol, Don't Smoke Me 1, Astemi 2. Anghileri va a battere, parte il cross di Anghileri, il colpo di testa di Tordelli, gol! Tordelli gol, Tordelli gol, Don't Smoke Me 1, Astemi 3, la firma di Tordelli. Gran stacco di testa sul secondo palo, sul corner di Anghileri. Stefanini dentro per Masciadri, al volo, palla alta, buona trama offensiva del Don't Smoke. D'Andrea prova a fare partire i suoi, ha già il fischietto in bocca Martinez. Attenzione, brutta palla persa, Corti tutto solo, Corti gol! Corti gol, Corti gol, finisce qui Don't Smoke Me 1, Astemi 4, la firma di Corti. Siamo qua nel post partita con un grande amico del campionato universitario, Luigi Risi. A volte è un po' bacchettato dalla stampa, ma solo perché gli vogliamo bene e lo stimoliamo, vogliamo stimolarlo. Oggi in versione mister per un infortunio, adesso magari ci spiegherà come sei infortunato. E quindi vorrei sapere un po' un commento, come hai visto i tuoi compagni di squadra? Ma li ho visti bene, sicuramente più concentrati dell'altra volta. L'altra volta siamo entrati in campo più svagati, oggi eravamo sul pezzo, siamo andati sotto 1-0, poi siamo riusciti a rimontare e portare la vittoria a casa. È stata una partita non delle più belle, però l'importante era vincere, soprattutto per il cuore, per la maglia. Assolutamente sì. Io ti farò una domanda così, tu che l'hai vista da fuori, chi diamo il voto più alto oggi? Migliore in campo? Migliore in campo, Casassa. Casassa, voto? Casassa, voto 7. 7, è bravo nelle pagelle, lui ci guarda sempre, le cura, ci studia. I mezzi punti qua. Esatto, esatto. Allora ti direi, arrivati a questo punto, forse ci si aspettava, avendo insulti da fuori, ci si aspettava forse qualcosina in più, perché ovviamente competere per gli Atenei è altra cosa, però comunque cercherete di onorare la competizione. Cercheremo di onorare la competizione sicuramente, arrivare in Supercoppa, comunque alla finale, per noi sarebbe comunque un onore, anche vincendo, pur non vincendo il trofeo più prestigioso, ma battendo l'altro in finale sarebbe comunque una bella soddisfazione. Allora, ultima domanda, settimana prossima ti vedremo o no in campo? Settimana prossima sì. Ci sarà e farà sicuramente gol. Speriamo. Toccati. Allora, ciao, gol. Ciao, ciao Gigi, grazie. Ciao.